Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Non so se avete notato, oggi ho fatto piccole modifiche alla location. Fatemi sapere se vi piacciono le lucine come sono state messe. Ho preso, o meglio, mi ha regalato Andrea lo specchio per poter fare i selfie degli outfit che indosso, magari dei video un po' più particolari. Sto cercando di attrezzarmi, grazie anche alla sua enorme pazienza, al suo preziosissimo aiuto. Fatemi sapere, insomma, se vi piace un po' questa location. E diciamo che adesso andiamo a parlare di uno degli argomenti più belli di gennaio di ogni anno, ovvero i saldi. Oggi, se mi vedete leggermente giù di tono, è perché ho passato una nottataccia. Sono in quel periodo del mese, donna all'ascolto. So che potrete capirmi, non ho chiuso occhio, sono con 2 ore e mezza di sonno, però ci tenevo tanto a filmare proprio per distrarmi e non pensare ai dolori. Sono qui perché filmare mi fa bene, mi rende felice. Prima di cominciare, vi chiedo di iscrivervi a questo canale, lasciare un bel mi piace se vi piacciono i video shopping, saldi o in generale haul, e fatemi sapere di tutto quello che vi mostrerò, la cosa che vi è piaciuta di più e quella che vi è piaciuta di meno. Sono curiosissima di leggervi nei commenti. Io inizierei subito con una bellissima cosa che ho ricevuto, ovvero 2 regali da parte di un'azienda, vi mostro subito. Li inserisco come haul, come saldi, perché hanno tantissimi sconti in questo momento e ci tenevo a parlarvene perché questa azienda mi ha gentilmente contattata per farmi provare. Sono delle borse e me ne hanno inviate 2. So che sembrano delle scarpe, ma in realtà sono 2 borse. Adesso ve le vado a mostrare. Questa azienda si chiama Simbono e loro realizzano delle borse che sono 100% vegan. Vi invito a leggere sul sito la loro politica aziendale, il loro modo di concepire l'inquinamento, lo sfruttamento degli animali, la lavorazione delle pelli, insomma. Vogliono fare davvero un cambiamento e quindi, dato che sono 100% vegan, io sono stata molto contenta di accogliere il loro invito e mi hanno gentilmente inviato 2 borsine che vi voglio fare vedere subito perché vorrei anche pensare a degli outfit per mostrarvele. Anche per questo abbiamo lo specchio nuovo, gentilmente regalato da Andrea. Allora, vi mostro la prima. Una volta che aprite la confezione, all'interno c'è la sua dust bag, che viene chiusa. Io ovviamente già ho aperto e utilizzato la borsa, di conseguenza questa è la prima. È una borsina nera lucida che ho pensato a borsa da sera. Come potete vedere, di lato ha i ganci perché al suo interno trovate la tracolla perfettamente confezionata ed è una tracolla sottile, e poi ci sono diverse tasche ed è in camoscio all'interno, quindi l'ho trovata una borsa davvero super super elegante. Qui di fronte trovate il nome del brand e trovo che sia da sera come pochette e sia a tracolla possa essere davvero una borsina passepartout. La seconda è la mia preferita, è stato amore a prima vista. Quando l'ho ricevuta ho detto oh mamma, cioè quando l'ho vista sul sito ho detto mamma sei bellissima. Ero indecisa se prenderla nera, ma alla fine ho optato per il cuoio, dato che già avevo scelto quell'altra nera. E questa, ditemi se non è la mini bag più carina che voi abbiate mai visto. Anche questo ovviamente arriva con la sua dust bag. Ditemi se non è un chicchino. Guardate com'è bella, è bellissima. Anche questa può essere portata sia a mano sia all'interno della tracolla che adesso vi mostro, e potete anche decidere di sganciare questo bottone, anche se chiaramente questa è la particolarità, e attaccare la tracolla di lato e portarla quindi a tracolla. Vi faccio vedere all'interno anche di questa. Questa trovo che sia una mini bag extra super deliziosa davvero. All'interno ho rimesso nuovamente tutta la carta che va sempre all'interno delle borse per evitare che si deformino, e questa è in camoscio come quella nera, ma ha la taschina interna marrone dello stesso colore della borsa esterna. È anche leggerissima, non è per niente pesante, mentre invece la catena è bella sostanziosa, cioè io vi vorrei fare sentire la picchio da una parte. È bella resistente, non mi sembra affatto una catenina per i deboli di cuore o per le borse deboli. Quindi voi andate ad applicarla, ditemi voi se non è una mini bag adorabile, bella bella bella, da poter essere utilizzata anche come crossbody secondo me.
anche il colore, lo trovo delizioso. Quindi, siccome mi piace il loro modo di pensare, la loro politica aziendale, ho accettato molto volentieri questa collaborazione, ovvero di ricevere queste borse da potervi mostrare, e sarei felice se riuscisse a dare un'occhiata al sito, quantomeno per conoscere il brand e qual è la loro volontà di fare una differenza nel mercato della produzione e della lavorazione delle belli. Ero per caso passatelo con degli amici a fare una passeggiata ad Empoli, rinominata città del Natale perché è davvero deliziosa e adorabile, andate a cercare le foto su internet, e una ragazza del gruppo ha detto: ci sono i saldi da Tally Vile. Io penso che da quando non lavoro più a Firenze non ho più comprato da Tally Vile, perché lì ce l'avevo prima di andare ai treni e ogni giorno ci passavo, compravo sempre qualcosa perché mi ci sono sempre trovata bene, e come se mi seguite vedete anche su Vinted sto vendendo tantissima roba di Tally Vile che è ancora praticamente immacolata e ce l'ho da una vita, quindi mi ci sono sempre trovata bene, ma era tanto che non acquistavo. Lei è entrata, ho detto: dai, ti faccio compagnia. Non l'avessi mai fatto. Questa bustona enorme in realtà contiene due cosine. Vi faccio vedere quella più piccina, che è questa. Ho deciso di prendere, siccome avrete visto anche nelle stories, nell'ultimo post che vi ho messo di quando siamo stati a Firenze, che mi sto trovando benissimo con il cappellino che ho preso su Shein, quello col pompon grande. E però quello lì è chiaro, e ne volevo uno un po' più color biscotto. E questo, a differenza di quello di Shein, è normale come cappellino, non ha il bordo quello più grosso sopra. E mi piaceva proprio il fatto del pompon in alto, di lato ha la targhettina Tally Vile, e questo qui veniva a 7,99, ma l'avrò preso sui 3 euro perché c'erano i saldi ed era al 70%, se non mi ricordo male. Ma la seconda cosa che ho preso, e infatti per i più attenti che mi seguono avranno visto che in uno degli ultimi haul di Shein avevo preso un cappottino di questo colore, però non l'ho mai messo perché non mi sembra impermeabile. Ve lo mostro, facciamo prima. C'era l'ultima taglia di questo colore ed era la mia. E non è un parka, ma è una specie di piumino, bomberino imbottito di questo verde militare, tutto imbottito fino al cappuccio qui. Il pelo chiaramente sintetico del cappuccio non è troppo ingombrante, è piccolo, ed era l'ultima XS di questo modello, di questo colore, e l'ho pagato 15,49 euro perché era al 69%, veniva sui 50 euro a prezzo pieno. E quando l'ho provato, ora ve lo faccio vedere, lo indosso così capite perché me ne sono innamorata. E davvero lo trovo delizioso, con le tasche, bello sagomato, soprattutto ha l'elastico sul polsino, quindi non come un altro che ho preso della Guess, me lo ritrovo sempre qui sotto e mi si macchia sempre di gel igienizzante perché mi scende giù la manica. E insomma, cioè, per 15 euro un giubbino così imbottito con questo cappuccio così, mi sono trattenuta dall'utilizzarlo perché ce l'ho da diversi giorni a casa. Adesso toglierò l'etichetta e lo utilizzerò perché davvero lo trovo troppo carino, troppo carino. Mi guardo anche qui allo specchio, mi piace il colore, mi piace il beige, insomma, per 15 euro ragazzi, cioè, si doveva prendere per forza, e trovo che ci stia bene anche con questo cappellino. Lo stesso pomeriggio sono stata da Casanova, che ha la sezione anche di Yankee Candle, e ho qui la bustina, ma in realtà è questa la fragranza che ho acquistato per 12,95, una giara media. Non ho voluto prendere la grande che mi sarebbe convenuta, perché con Yankee Candle da un paio d'anni sto avendo un rapporto di odio e amore, il più delle volte odio e non più tanto amore, perché dal tappo profumano tantissimo. Questa qui è una fragranza invernale che era al 50% e si chiama Woodland Road Trip, ed è bella, calda, avvolgente, mi piace, proprio è legnosa, quasi c'è del legno ma anche tipo del borotalco dentro, sento un po' questo talcato caldo. Il problema è che quando l'accendi, a meno che tu non ci metti il naso sopra la fiamma, senti poco. Ora sto provando a tenerla in cabina armato, che rispetto al soggiorno è un ambiente un po' più ristretto, però con candele di Primark da 1 euro, 1,50 euro, sono riuscita a profumare un intero piano. Con queste sto avendo difficoltà a profumare
una stanzina, tranne la fantastica Mulberry and Fig Delight, che è l'unica che continuo a ricomprare sempre, che poi vado a sciogliere con le tarte. Io gliele do le chance, però diciamo che continuano ad essere un po' una piccola delusione. Adesso andiamo al seguito del sondaggio che vi ho mostrato ieri su Instagram. Sono andata a Firenze e ho fatto shopping, che non era, o meglio, per una cosa ci sono andata appositamente, gli altri sono venuti da sé. Sono andata da Victoria's Secret perché avevo visto sul sito già l'anno scorso, sempre a gennaio, avevo visto i loro plaid meravigliosi, tengono di un caldo incredibile. Quindi ho detto, vediamo se quest'anno ne trovo degli altri. E ne avevo visto uno che era il corrispettivo di quello che ho acquistato l'anno prima, sempre bianco e nero, però era terminato. Ce n'era un altro che costava ancora meno, quindi hanno messo sempre la loro carta adorabile. Allora, l'ho pagato questo, 14,90 euro, anziché 50 euro se non erro. Sì. Lo devo lavare, ma lo voglio lasciare così. Praticamente è la fantasia scozzese. Adesso lo apriamo insieme perché voglio vedere com'è tutto aperto. Oh, ma come tiene caldo, ragazzi! Cioè, questi anche sul sito io vi consiglio di comprarli perché sono veramente una garanzia. Sono morbidissimi e tengono caldissimo. Questo va subito in lavatrice. A differenza di quello che ho preso l'anno scorso, che è tutto nero con la scritta Victoria's Secret in fondo corsivo e rosa cipria, questo ha la scritta Victoria's Secret con una toppa ricamata in fondo, ma non me frega perché è davvero caldissimo. Io trovo che il rapporto, cioè, a prezzo pieno non l'avrei mai comprato, per 15 euro sì, perché è lungo abbastanza, non è troppo corto, insomma, questo non potevo prenderlo. Prima di andare all'ultimo, ultimo, ultimo, diciamo che sono voluta andare a Firenze perché se mi seguite sapete che io per i miei capelli adoro i prodotti Nashi Argan. E il parrucchiere dal quale vado io, qui in Toscana, si trova a Empoli, è un rivenditore Nashi Argan, però non vende tutto quello che puoi trovare in store, chiaramente. E ho scoperto l'anno scorso che c'è il negozio fisico Nashi Argan in via dei Calzaioli, angolo via dei Calzaioli, praticamente attaccato in Duomo. E ci sono andata appositamente, ho fatto scorte per la vita, quindi sapevo che lì avrei trovato pochi sconti, ho preso soltanto un set, ma ho voluto prendere tante cose che mi ispiravano, che era un anno che puntavo e mi sono voluta regalare. Qui abbiamo la bustina loro, è qualcosa io già l'ho messa in atto, cioè ve la faccio vedere perché l'ho già preparata, l'ho già fatta ieri sera perché non ho resistito. Ho preso il diffusore per ambiente, trovo che sia elegantissimo, anche la candela. Volevo provare il diffusore che ha il suo tappo in sughero e bastoncini. I bastoncini erano 8, ne ho voluti prendere soltanto 4. Non so se mettere anche gli altri 4 perché forse mi aiuteranno a fare sentire ancora di più la fragranza. E questo qui è quello da 200 ml. La cosa fichissima è che loro poi ti vendono i refill, ovvero non devi riacquistare la boccetta, ti danno il liquido, lo compri a parte. Questo lo metto qui, bellino. Si vede, insomma, tanti odori, tante cose. E il diffusore, ho conservato ovviamente la confezione, e con la fragranza indescrivibile che io amo di Nashi Argan, legnosa, speziata, calda, avvolgente, ed era all'interno di questa confezione che ovviamente io ho già svuotato, però insomma vi volevo fare vedere come si presenta. Poi mi hanno dato dei campioncini perché ho fatto una spesa chiaramente importante una volta che ero lì. Un olio trattamento di bellezza per il viso e per il corpo, lo shower gel e il body scrub che sono curiosissima di provare, tutto chiaramente a base della fragranza che io personalmente amo, anche perché se voi andate a guardare un po' gli store, anche online, vi fanno vedere delle anteprime, io mi sento a casa quando entro lì perché quella è l'atmosfera, i colori e le luci che abbiamo noi a casa nostra, quindi davvero mi piace tantissimo, mi sento proprio bene quando entro in quel posto, a parte per l'odore che è veramente meraviglioso. Poi ho voluto prendere l'essenza, hanno fatto il profumo e anche questo ieri sera me lo sono già spruzzato e adesso lo rispruzzo con voi. Guardate l'eleganza di questa boccetta. È una boccetta da 50 ml, non costa poco, però l'odore è proprio avvolgente, legnoso e
La confezione è in vetro duro, cioè proprio non è plastica. Senti proprio che è un packaging luxury. Io sono drogata di questo profumo. Ho preso, lo so che è una pazzia, ma l'ho provato già ed è una cosa spettacolare. Il Nashi Argan Love Hermist. Cos'è questo? Il profumo per capelli. Io questo lo spruzzo, è veramente una cosa vergognosa perché è una roba tipo 20 ml, costa 9,90. Lo applico, lo spruzzo alla nuca e basta. E agito la testa e quando ti muovi senti questa fragranza che ti segue. Quindi immaginate con la crema, il profumo e questo, cioè se becco qualcuno a cui non piace questa profumazione penso che mi odierà. Poi gli hanno dato, prima di mostrarvi il kit, il set da viaggio, che è una cosa veramente utilissima, con il pacchettino marrone brandizzato Nashi, e all'interno ho, ed è una cosa fantastica per quando, perché ormai io quando cambio shampoo e balsamo i miei capelli impazziscono, sono troppo abituati a questi prodotti, uso solo questi da 2 anni praticamente, e all'interno volevo vedere il quantitativo. Mi hanno detto che sono formato viaggio, quindi saranno meno di 100 ml. C'è lo shampoo che è un 30 ml, il balsamo ovviamente sempre 30 ml e anche l'olietto per i capelli. L'ultima cosa che ho preso, sì, perché poi ci sono solo carte e cartacce, è un sempre travel set perché ci sono delle, oddio, delle size travel con le quali comunque io mi trovo bene, mi durano tantissimo tempo e poi mi piaceva anche l'idea del beauty che o do ad Andrea o utilizzo io in bagno. Questo si chiama Room 63 dove ci sono prodotti che conosco tranne due che non avevo mai provato. In questo modo ho potuto fare scorta e provare delle nuove cose e si chiama Hair and Body Travel Essential Travel Set e abbiamo lo shampoo, il balsamo, l'olio, lo shower oil che è nuovo, che è diverso dallo shower gel, mi hanno detto, e la daily body cream. Bello, vediamo come si presenta il set all'interno. Io non l'ho aperto, era già aperto lì in negozio. Oh mamma, c'è anche la dust bag. No, ma che c'è una dust bag in regalo! Ma che cosa carina! E questo è un vero beauty, piccinino, però. Qua c'è una taschina, no vabbè, bellissimo. Qui ci sono i prodotti, adesso vi faccio vedere uno per uno. Questo set costa 39 € e abbiamo la Daily Body Cream che è una bella taglia deluxe perché è un 75 ml, adoro. Poi abbiamo l'olietto, questo qui mi dura tantissimo. E poi questi sono i formati che ho già di scorta da un set dell'anno scorso, che avevo preso a gennaio dell'anno scorso. Pensate un po', lo sto utilizzando adesso perché ho finito quelli grossi con l'erogatore. Di shampoo e balsamo, così ho le scorte, e lo shower oil che andrò a provare subito appena mi vado a sciacquare. Insomma, questo è il mio tesoro, Nashi Argan. All'interno è vuoto, a parte questa taschina, insomma, è veramente delizioso. Bellino anche da tenere in bagno con tutti i prodotti, magari lo faccio così perché adesso ho tutti i prodotti sul mobiletto, magari metto questo, li metto tutti lì, ma anche questa dust bag, cioè ditemi se non è un amore. Adesso andrei a mostrarvi l'ultima cosa che ho acquistato, ma veramente l'ultima, se mi pare che ho terminato. Ho visto che a Santa Maria Novella, era un anno che non andavo, subito prima di Sephora c'era, non mi ricordo cosa, adesso comunque c'è uno store, MAC, monobrand, non devi andare alla Rinascente a cercare, quindi sono entrata perché se avete visto i miei precedenti video, vi ho parlato di Bougie, che è il primo prolonger paint pot che ho comprato, è bellissimo. Bellissimo perché sembra blue brown come base, però su di me evidenzia la parte borgogna e viene meno la parte del riflesso blu. Non so se avete notato il make-up di oggi, ma ho barato e ho utilizzato Bougie come base insieme a questo ombretto nella versione refill che ho comprato, quindi Pro, che si chiama
scritto Starry Night, quindi Starry Night. L'ho visto online e ho detto fammelo vedere dal vivo. Io adesso lo faccio vedere anche a voi, ve lo swatcho, non so se così sta rendendo l'idea, però penso di sì. Praticamente la versione ombretto di Blue Brown o di Bougie. Ora li apro, ve li swatcho l'uno accanto all'altro e li ho utilizzati. Oggi ho utilizzato Bougie come base su tutta la parte bramobile e sopra ho applicato lui. A me sono sembrati palesemente complementari, mentre Bougie mi tira fuori quando colpisce la luce il riflesso blu, ma sull'occhio mi dà più la componente rispetto a quel duochrome che vedete. Sul mio occhio si spegne, cioè non si vede. Con questo spero di averlo evidenziato, ora io non so, dallo specchio mi sembra di sì, spero anche dalla fotocamera. Andiamo a fare lo swatch complementare. È lui! Quindi, per potenziarlo adesso lo applico sopra Bougie. Qui sono tutti e due insieme, sopra Bougie ho applicato l'ombretto. Qui c'è solo l'ombretto e qui c'è Bougie con l'ombretto. Io credo che l'ombretto da solo non mi darebbe lo stesso effetto con la base. Praticamente ti crei Blue Brown da te. Scusate, la mia fotocamera ha automaticamente deciso, autonomamente deciso di spegnersi, di fare che cavolo vuole. Nel frattempo mi sono pulita le mani dagli swatches. Il negozio mi ha dato un codice sconto che io condivido con voi perché non penso che sia individuale. C'è scritto: non vediamo l'ora di rivederti, ti aspettiamo in store oppure sul sito www.marcosmetics.it per te il 20% di sconto su un acquisto minimo di 59 euro e il codice MACWS22. Promozione valida dal 7 febbraio al 28 febbraio, esclusi Mini MAC, Viva Glam e nuove collezioni. Io questo ve lo lascio qui, se vi può interessare, perché io non ho degli acquisti che voglio fare. Bene, io profumata, impiastricciata, coperta col cappottino, devo dire che sono molto molto contenta. La spesa più grossa è stata quella che ho fatto da Nashi, perché i loro prodotti sono costosi, però li acquisto una volta e mi durano un anno, quindi è un investimento e mi trovo bene con la qualità. Sono contenta perché comunque indipendentemente da Nashi sono riuscita a fare tanti affari. La Yankee Candle a 19,50 anziché a 25, il plate di Victoria's Secret, il giubbottino è venuto 15 euro, il cappellino 3 euro, ma anche questo set di Nashi 30 euro, comunque 39 euro è molto buono. Devo dire che guardandomi intorno non ho preso tante cose, ma tutte ottime e sono contentissima. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi acquisti, se vi piacciono, se non vi piacciono, se conoscevate i prodotti che vi ho mostrato, se non li conoscevate, sono curiosissima di leggervi, di sapere cosa ne pensate. E vi ringrazio di aver visto il video fino a qui. Se vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi a questo canale, così non vi perderete i prossimi video. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e vi mando un grosso bacio. Ci vediamo alla prossima.